Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Pogno, terzo round della e-enduro 2019. Come potete vedere, meteo non molto clemente questo weekend. Per fortuna ho smesso di piovere. Ieri i rider hanno provato le due speciali che erano in programma, però purtroppo dopo la perlustrazione di stamane gli organizzatori hanno deciso di togliere la PS2, quella un po' più ostica, un po' più difficile e anche forse meno divertente delle due, per lasciare solamente la prima prova speciale, che verrà ripetuta però due volte. Sempre il CO, ovviamente tempi di ricarica come da regolamento, come da solito, e sicuramente ci divertiremo, speriamo che il meteo regga e non torni a piovere. Per il resto andiamo a scoprire questa tappa di Pogno. Drinking coffee on my balcony. Trees are dancing to the whistle of the wind. Lord, I'm thankful for everything. Okay, siamo appena partiti per andare verso PS1. Abbiamo appena lasciato la strada e stiamo attraversando questo sentierino inciottolato, scivoloso. Abbiamo un'ora e un quarto per arrivare in cima, quindi tantissimo. E adesso sta cominciando anche di nuovo a piovere. Molto bene. Ma questo è rimanere a casa sul divano, tutto sommato. Abbiamo trovato il nostro buon Marco Mendini, ormai protagonista dei nostri recap di gara, e anche oggi ci sarà battaglia. Battaglia vera. E anche il nostro Claudio Riotti, che in sella alla sua Husqvarna affronterà tutta la gara. Allora Claudio, com'è provato ieri, girato? Ieri ho girato sulla 2 al mattino ed era molto bella, ma si prevedeva che sarebbe stata abbastanza improbabile con la pioggia. E poi sulla 1 con lui e con Orsenigo e con altri ci siamo divertiti da paura. Tanta roba ieri. Ma bellissimo. Oggi vedremo. E te, Zili, cosa ne pensi, visto che chiedi sempre agli altri? Ma fa parte del mio lavoro, chiedere agli altri. Io penso che sia molto divertente. Secondo me c'è da conoscerla un pelo per riuscire a mollare nei punti giusti. Sì, quello sì. E l'ha fatta un po' la cieca ieri da solo, senza davanti nessuno. La cieca perché eri? Sì, assolutamente. Cosa hai detto? È la mia gara questa. Ok, allora, visto che è la tua gara, raccontaci PS1. L'ho già fatta. Ah, non era quella. Avevo capito start sotto e finisco. Niente. La PS1 è molto interessante, si parte con delle sedie. Anche perché è l'unica di giornata, quindi. Bisogna stare molto attenti anche alla 2, che è molto simile alla 1. Sì. Solo sei più stanco. No, la PS1 è un guidatino qua subito all'inizio, tra radici e cose varie sul piano. E poi delle rampe abbastanza toste oggi con questa fangazza, che secondo me si deciderà abbastanza classifica lì, e poi un bel guidato velocissimo e sarà da vedere il terreno. Quindi è la tua gara, però te la questa è la mia gara, questa è la mia gara, raga. Ah, sicuro. Ci vediamo dopo allora. 4, 3, 2, 1, vai. 2. I'm gonna take some time, gonna make her mine, gonna make her mine.
Abbiamo appena finito PS1, direi devastante. Si è superato un botto di gente e mi hanno superato anche in tre, che poi purtroppo quello davanti mi ha superato per l'ultima caduta, l'ho ripassato in fondo. Madonna, che delirio! Però super divertente, mi sono veramente divertito. PS lunghissima, la prima parte super super fisica. Si arriva allo scollinamento quando si deve tornare giù, che si è già finiti. Adesso andiamo al CIO, ricarica e poi si riparte. Io direi che vado a dare una sciacquata alla bici, perché è veramente uno schifo, e poi torniamo giù. Confermata la partenza della sequenza di salita del Fiera, fa di essere per me che terminerà per tutti nello stesso modo in cui... Ma com'è andata? Ho visto magari che vai canticchiando? Ma ho portato a scendere che non lo davo tanto bene. Davvero? È duro. Hai cantato poco? Mi sceso la catena e ho fatto di tutto. Poi non riuscivo a dominare davanti e andavo dove volevo lui. Poi non l'ho provata. Però va bene, dai, io guardate che forse è divertito, perché di sempre, vabbè, buona, i turisti se non ti diverti poi non ne vai a bere. Ma c'è anche apposta per quello, giusto, anche per far divertire. Dai, dura, durissimo, stando ancora in gola. Madonna, dopo quel drittone iniziale in salita ti ho visto passare bene, senza chip da paura. Hai visto? Perché senza il peso del chip andavo più forte. No, dai, ho fatto traiettorie giuste anche in salita. Nella prima non sono scivolato, ho fatto tutta abbastanza con un buon ritmo, cercavo di prendere un buon ritmo di salita. E invece la seconda ho sbagliato su un canale, si è perso il disperso. Ma non ti vedo in testa la classifica. C'è stato un contrattempo sulla prima salita e ho visto due porcini a sinistra. Oggi non potevi non fermare dopo un Bresciano. Arrivate le classifiche della PS1 e in testa abbiamo, come al solito, il nostro Dagaribo, seguito da Sottocorno e Martinelli. Oh, allora com'è andata, ragazzoli? Una merda. Come una merda, il primo? Mi ha fatto il capiedi. Il capiedi? No, però un paio di punti ci sono. Davvero? Io non ci ho fatto. Ragazzuoli? Per poco. Io no. Madonna, oh. Ci vogliono le scarpe buone, però. Non siete troppo felici? Le scarpe adesso. Sono le due. Sono le scarpe a cross country con... Sì, ho con i ferretti un po'. Sì. Salomo, sempre da... Da corsa in montagna. Oggi era un po' duathlon, Sì. Enduro e corsa in montagna. E se cadevi facevi anche nuoto. E ripartiamo così, in vista di PS2, quella che chiuderà la giornata di oggi. Non abbiamo fatto molte interviste perché ho sentito gli animi un po' tesi. E quindi aspettiamo fine gara per parlare con i big. Vedere cosa hanno fatto in questa gara. Come avete potuto vedere, percorso tosto, difficile, bello insidioso, molto fisico la prima parte del pedalato, veramente tosta, però a quanto pare ci siamo divertiti. Adesso risaliamo, il cielo si è un po' aperto, speriamo che il tempo regga, si asciughi ancora un pochettino, almeno da garantirsi un po' di grip in più nelle fasi un po' più insidiose, e vediamo un po' come va. Ciao, dici Pippo, com'è andata la prima? Faticosissima, ho trovato un po' di intoppi, tanto fango, fatica a pedalare in salita, 200 watt di tutta la gara. Siamo in due allora, dai. Morte. E Gigi invece, Gigi com'è andata? Bene, bene, benissimo. È stato bello, ho fatto un po' di fanghi, la pelle è liscia.
l'obiettivo era quello, quindi l'abbiamo raggiunto. Ah, per quelle che sembra che corte. Eh beh, certo, non ci importa anche questo, ma ci sono anche qui. Li faccio uno scrap. Arrivati in cima alla PS2, ritornati nel nostro posticino col sole, devo dire che è tutto un altro clima, un'altra atmosfera, anche se il fondo è sempre abbastanza termale. Come è andata, Claudio? Si può vedere che è andata per terra. Tra l'altro sono scivolato proprio sul dritto, in un punto facilissimo. Ah, però divertito, bella, ma molto fisica ai livelli di Iron Man sulle rampe. Arrivati all'inizio della PS2, mancano quella che dove salti di 7 là, minuti, poi partiamo. La pugno, tanto la gente la si ammassa. 5, 4, 3, 2, 1, via! Before we are through. E finisce anche la nostra gara, molto corta, o meglio accorciata di un bel po', corta ma intensa, causa forza maggiore, ma a tempo di gara secondo me siamo lì vicino, sì, a una gara normale. Ah, sicuro, PS4 numero 4 normale. E come tutte le storie lieto fine, è uscito pure il sole. Così il fango asciuga meglio, giusto. Bisogna lavare subito le bici, l'istigazione a lavare subito la bici e a prendersi cura del fondumezzo. Sì, oggi l'abbiamo un po' maltrattato, l'abbiamo frustato per bene. Ok, noi torniamo al paddock, prima ovviamente laviamo la bici e poi ci vediamo dopo per le interviste e le premiazioni. Attenzione, il nostro Gigi all'antidoping, cosa ti hanno detto? Mi hanno detto, mi hanno detto che non dovevo elaborarla perché sono andato troppo forte. Poi gli è dispiaciuto che è durata poco. Bici lavata, adesso torniamo al paddock e ci vediamo tra un attimo per fare l'intervista ai primi. Di dietro, vicino alla lavaggio, c'è anche il pasta party per rifocillarsi un po'. Abbiamo anche il nostro Wappo.
Cosa si dice qua? Stavo guardando i tempi del vecchio qua. E del giovane, del vecchio e del giovane. Si giocano la classifica. Ah, sì? La loro. Quanto, come è andata? Come è andata, Bruno? Sei contento? Fatto uno, c'è dietro anche lo zero, fatto 10. E mi costa, ha fatto nono, paga da bere, oggi paga da bere, di solito pago io, oggi paga lui. Bene, così, dai. Mi sembra che non c'è la fango, speriamo che piova. Infatti c'è un tempo sporco. Speriamo che piova e vado a caricare la batteria perché io torno a casa in bicicletta. Oh, attenzione! 4 secondi. C'è anche quella di speciale dietro? Niente, oh. Posso vederla solo un attimo? Così va bella, era bella. Attenzione! Abbiamo il vincitore. Grande Davide! Bene, dai, non ci credevo, ecco. Non ci credevo perché comunque Garibo è forte. Ho avuto anche la possibilità di girarci assieme ed è veramente forte. E bene, io ho dato tutto quello che potevo e sì, poi diciamo che nonostante gli stacchi erano abbastanza ampi e invece certo, poi comunque sì. Questi sono i miei sentieri di allenamento, io ci giro ogni giorno, quindi vado anche gli automatismi, ci tira anche questo, specifichiamo, però comunque sia molto però bene. La classifica parla, bene, sono super contento. Però Vito, come è andata? Bene, dai, non ho visto i tempi, ma ho visto il tempo di mare. Ho visto il tempo finale e ho visto che ho recuperato parecchio dalla prima, quindi vuol dire che la seconda sta meglio. Si è conclusa quindi questa tappa della e-enduro a Pogno e abbiamo la vincitrice della categoria donne, Alia Marcellini. Anche oggi weekend umido, asciutto, polvere, sole, caldo. Naturalmente dopo Pian del Poggio ne avevo bisogno, un po' di questo clima che asciugasse le ossa. No, tutto il contrario, però fa lo stesso. Com'è andata? Bene, dai, sono divertita, è stato bello, una bella esperienza perché è la mia prima gara con le bike e divertita. Se avessi la possibilità ne farei un'altra, soltanto che il calendario non credo che lo permetta. E quindi l'anno prossimo magari potresti pensare di... L'anno prossimo si può pensare di includere qualche garetta in più. Ok, diciamo che questa qua è stata una gara un po' diversa perché ovviamente il meteo ha inciso, cambio percorso, però il format ti piace, i percorsi ti sono piaciuti? Sì, molto molto bello, beh poi qua a Pogno i percorsi sono stradivertenti, belli veloci, flow, quindi divertente sì. Ok, grazie Alia, speriamo di vederti presto nelle prossime gare. Grazie a voi. E grazie ancora e complimenti. Grazie. E dopo aver parlato con la vincitrice della categoria femminile, adesso siamo con il vincitore assoluto, Davide Sottocornola. Grande sorpresa e grande soddisfazione, immagino. Sì, come parlavamo prima, una grande sorpresa, pensavo di andare bene ma non di vincere l'assoluta. Niente, sono i miei sentieri di casa, diciamo che parto avvantaggiato, ho fatto quello che riesco, quello che faccio di solito e la vittoria è venuta, quindi molto soddisfatto. Bene. Purtroppo, come dicevo prima ad Alia, oggi è stata un po' una gara diversa perché sta corso il percorso, è stata tolta la PS2, però penso che comunque a livello di divertimento il percorso abbia un po' aiutato. Sì, il livello di divertimento è stato assoluto perché comunque tutti la PS1 3 piaceva a tutti quanti. Peccato per le condizioni, perché comunque sia fare la gara completa magari ci potevano essere anche più colpi di scena, comunque la PS2 era corta, più combattuta, corta però molto insidiosa, quindi anche una semplice scivolata poteva magari anche stravolgere le classifiche. Ok,
ci vediamo a Peio sicuramente. Ok, grazie Davide, complimenti ancora. Grazie a voi. Speriamo di avervi intrattenuto, di avervi fatto percepire un po' l'atmosfera qui a Pogno. Ovviamente il meteo non è stato molto dalla nostra, però diciamo che l'impressione generale è quella che i rider siano divertiti alla grande. Noi ci vediamo alla prossima, continuate a seguirci sui nostri canali social, dalla Enduro, su Instagram, su Facebook e su YouTube. Noi ci vediamo alla prossima, fine giugno, Val di Peio. Ciao a tutti, ciao. Wow.